Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video da Francio1111. Oggi siamo in un video veramente improvvisato e speciale su GTA Online. Siamo qua con l'evento di Halloween, già vedete dal filtro che abbiamo a schermo, una cosa veramente fuori di testa, anche la maschera che abbiamo. Ne avrete sentito parlare, è in corso infatti l'evento di Halloween, proprio non me l'aspettavo in realtà, una vera e propria invasione aliena all'interno del gioco. Infatti in questo momento sono le 19:31, diciamo dalle 7:30 alle 6:30 del mattino. Spawnerà praticamente una vera e propria invasione aliena sui cieli di Los Santos. Come vedete, c'è questo filtro qua molto particolare. Adesso ce ne accorgeremo meglio quando usciamo, che sarà tutto molto più spettrale. E dopo un po' di tempo, da quando si scatena questo filtro, come vedete, guardate che roba, di cosa stiamo parlando. Dovrebbero iniziare a spawnare degli UFO per tutta la mappa. Adesso, ok, qui c'è stato un grandissimo lampo. Chiamiamo magari un veicolo che ci possa aiutare appunto a vedere meglio questo evento. Sono veramente in hype perché credo che sia il più bel evento, il più grande evento che avrò mai introdotto all'interno di questo gioco. Questo filtro qui è un qualcosa di molto spettrale. Adesso noi ci alziamo in volo con l'elicottero per vedere tutto dall'alto, per vedere tutto quanto meglio. Poi magari vedremo anche dal basso, tanto avvicinandoci agli UFO, che mi ha tirato una laggatina, guardate i fulmini, che figata. Avvicinandoci all'UFO non dovrebbero scomparire, non dovrebbero scomparire come invece succedeva, diciamo, con i precedenti eventi delle scorse settimane. Invece qua semplicemente si tratterà di un evento che rimarrà fino alle 6 del mattino, credo fino alle 6, 6:30 del mattino. Dovrebbe adesso qua intorno riempirsi tutto di UFO, farà poco tempo, credo intorno alle 8, 8:30 dovrebbe partire ufficialmente l'evento. È già in parte iniziato, come vedete il filtro è già stato attivato, questo filtro veramente spettrale che rende tutto molto molto particolare, questo filtro un po' arancione, poi se saliamo vediamo il cielo, vedete un po' verdognolo. Veramente figo, mi alzerei ancora un po'. Oddio, qua ecco i fulmini iniziano a farsi più forti, quindi probabilmente a breve inizieranno a spawnare gli UFO. Guardate le luci rosse dei palazzi, che effetto che fanno, quasi un po' soffuso. Tra poco dovrebbe iniziare questo evento. Adesso non so se dobbiamo magari girarci, allontanarci per far sì che spawnino, però vediamo, è tutto live, non l'ho ancora visto dal vivo questo evento. Prima volta che lo guardo, ho deciso di fare appunto il video insieme a voi per mostrarvelo. È un qualcosa di veramente veramente fantastico. Quindi adesso vediamo un po', tra pochissimo dovrebbero spawnare questi UFO. Ci portiamo magari qua sopra da Vinewood, così possiamo vedere tutta quanta la città. Sono le 20:32, quindi fra pochino dovrebbero spawnare, dovrebbe veramente fra poco arrivare questo evento, questa invasione aliena. Aspettiamo, adesso non ci resta appunto che aspettare che l'evento venga finalmente triggerato. Può attivarsi in qualsiasi tipo di sessione, quindi sessione singola, sessione a inviti, sessione pubblica, sessione della crew e quant'altro. Veramente fantastico. Vi consiglio, se ancora guardate questo video ad Halloween, guardate questo evento dal vivo, perché è una cosa di fantastico, che grandi fulmini, grandissimi fulmini, che di solito preannunciavano appunto l'inizio, l'arrivo, diciamo, degli UFO. Eccoli qui, ok, mi ha spawnato, diciamo, in un modo un po' particolare. Aiuto, 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 aiuto. Oddio, ci siamo schiantati, perché quando ci avviciniamo all'UFO esplode il motore, praticamente si spegne il motore, niente. Va bene, non doveva andare così. Mi ha spawnato letteralmente in faccia all'UFO, ma adesso scendiamo, andiamo a vedere dal vivo. Veramente qualcosa di fantastico. Eccolo laggiù uno, magari chiamiamo, che so io, l'oppressor 1Q, giusto per avere un veicolo volante per vedere meglio questo evento. Eccola qua subito spawnata. Ok, abbiamo ancora del tempo perché sono le 21 di sera, quindi sono le 9. Eccoli qua, guardate che roba è questo evento. Ne abbiamo uno qua, subito qui vicino. Oh no, di nuovo il motore si è spento, perché quando ci avviciniamo si spegne il motore. Aiuto, 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 voglio ripartire, voglio ripartire. Ok, con il razzo si è riusciti a spostarci, ma il motore è sempre spento. Non riesco in nessun modo a ripartire, sta succedendo di tutto. Aiuto. Tra l'altro, se mettiamo la radio, ecco, esatto, cosa che avevano detto, ci sono delle interferenze, quindi un evento fatto veramente bene. Dobbiamo per forza muoverci solamente con il razzo, perché non possiamo contare sul motore dell'oppressor, che non so per quale motivo non riparta. Guardate i fulmini, la pioggia, tutto questo filtro fantastico. Avviciniamoci verso il centro. Adesso mi sento un po' a parlare così come quegli youtuber clickbait tipo Mr. Boss for the Win, che si esaltano per qualsiasi succe cosa succeda all'interno del gioco. È partito il motore, ma è veramente qualcosa di fantastico da vedere dal vivo. Guardate che roba, non avviciniamoci troppo e niente, appena ci avviciniamo un minimo, guardate il mio personaggio che pure è glitchato. Aiuto, 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 porca miseria, oh. Che cosa è successo? Aiuto, fra l'altro ci sono pochissime macchine in strada, non vedo auto, non so se sia parte dell'evento, anche questo sia una cosa voluta, diciamo. È difficile gestire questa cosa qua, perché non riesco a muovermi con l'oppressor, è inutilizzabile, ve lo giuro, è impossibile utilizzare veicoli volanti, perché appena vi avvicinate a questi UFO verrete, il vostro veicolo spegnerà il motore. Eccone altri, è un qualcosa di fantastico. Adesso
Io non riesco veramente a muovermi, ok, poi ci sono delle macchine, magari utilizziamo una macchina che è più agevole in questa situazione, perché con il lavoro estero sto avendo un po' di difficoltà a gestire questa cosa. Prendiamo una macchina, perfetto. Poi adesso magari fra un po' interromperò anche il video, ma voglio godermi appieno questo evento. Guardate che bello lo scorcio qua sopra, sugli UFO con i fasci di luce, voglio appunto godermi appieno questo evento, togliamo la radio. Perché è un qualcosa che non so, magari lo rifaranno anche l'anno prossimo, ma nel dubbio godiamocelo al massimo, perché magari l'anno prossimo lo faranno solo per GTA 5, versione PS5, quindi questa qua potrebbe essere l'ultima volta che vedremo questo evento all'interno di GTA Online All Gen, quindi godiamocelo al massimo, guardate da sotto che effetto che fa, queste nuvole verdi, questo filtro fra l'arancione e il verdognolo, veramente spettrale, un qualcosa di fantastico. Avviciniamoci magari al centro, guardiamo, oddio, vabbè, chiaramente mi sto pure in piazza Natale, adesso mi sto incasinando perché piove. Eccoli qua sopra, guardate che roba, scendiamo un attimo. Tra l'altro, ma devo dire, pensavo alla gas di Bruno, notate ci siano un sacco di riflessi che strani che il gioco deve gestire. Comunque pensavo alla gas di più, chiaramente in pubblica sarà un po' più difficile da gestire, sono gli stessi UFO, diciamo, che spawnavano anche nei precedenti eventi, ma sono veramente, fanno un grande grande effetto, veramente bello. Guardate la luce del lampione che fa questo alone veramente molto molto spettrale. Andiamo un secondino in centro, vediamoci lì da sotto e poi direi che possiamo chiudere il video, anche perché se riesco, spero di riuscirci, registro anche un altro video speciale per Halloween su un gioco completamente nuovo, che non vi spoilerò, completamente nuovo per me, diciamo, che non l'ho mai portato sul canale. Quindi cerchiamo di goderci al massimo questo evento. Andiamo al centro, vediamo un po' gli UFO anche da sotto. E poi possiamo chiudere il video, perché appunto ve lo potete anche vedere voi questo evento se guardate questo video ad Halloween. Eccoci qua, allora magari vorrei andare in un punto un po' più aperto, tipo qua sotto, guardate, vediamoci qua. Mettiamoci in prima persona, così siamo proprio immedesimati al meglio. Guardate che era, fra l'altro qua c'ho pure l'alone intorno perché sto indossando la maschera. Una cosa non si era mai vista, una cosa del genere, all'interno di questo gioco. Se vi piace, appunto direi che possiamo chiudere qua il video, perché tanto l'evento è questo. Vi consiglio di andarlo a vedere, ve l'ho ripetuto un sacco di volte, vi consiglio di andarlo a vedere finché potete. Il video direi che si può concludere qua, quindi mi raccomando un bel mi piace, lasciatelo per supportarmi. Buon Halloween a tutti, scrivete qua sotto cosa ne pensate, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanellina per non perdervi nessuna notifica e noi ci rivediamo alla prossima. Ciao ciao!